Gioia, colori, facce diverse, voglia di mettere. L'immagine è una cosa strana, nel senso che è la partenza per Genova, questa partenza carica di aspettative, di senso quasi, mi viene da dire, da donna, di sorellanza. Nel vagone c'era quest'aria di questo momento atteso da tanto, preparato emotivamente, preparato con la testa, con lo stomaco, con tutto. E poi l'arrivo in questa stazione fredda. E queste pettorine strane, e lì cominciò la cosa strana, servizio accoglienza, chi sono? Noi vedevamo questi personaggi strani, che poi abbiamo capito essere le forze dell'ordine che erano lì per cominciare a monitorare gli arrivi, a capire chi arrivava e come arrivava, se arrivavamo con le mazze, se arrivavamo con i caschi, con i passamontagna. E ci sembrò davvero strano, il comune di Genova ci accoglie così. Così a bruciapelo mi viene in mente lo stadio Carlini, perché per tutti i 3 giorni siamo stati al Carlini, per cui ho questa immagine di tantissima gente all'interno dello stadio e di come si è differenziata. Mentre il primo giorno con la manifestazione dei migranti eccetera c'era una grande gioia all'interno dello stadio, poi sfumando dal sabato, dal venerdì al sabato, c'era grande tensione, non riusciamo a capire esattamente che cosa stava succedendo. Forse l'immagine più forte è quella del ritorno del venerdì pomeriggio dai quartieri in alto verso Piazzale Kennedy. Quando attraversando, a un certo punto abbiamo dovuto attraversare il sottopassaggio vicino a Via Tolemaide e c'era sotto il sottopassaggio il blindato bruciato, o forse non era proprio quel blindato, comunque c'era un mezzo bruciato sotto il sottopassaggio. E noi eravamo alla testa, diciamo, di un corteo di persone che si erano sbandate nel venerdì pomeriggio e che poi si erano mano a mano radunate e che volevano tutte tornare a Piazzale Kennedy. E noi eravamo quasi in testa a questo corteo, tutti con le mani alzate. La notte tra venerdì e sabato io ero nel campeggio del Carlini con i disobbedienti allo stadio Carlini. Ci eravamo organizzati per dei turni di guardia notturni, no? Pur essendo dentro uno stadio, quindi un posto assolutamente chiuso e apparentemente inespugnabile, non so perché ci era venuto in mente che bisognasse assolutamente fare questa cosa. E in uno di questi turni di guardia eravamo spaventatissimi. In realtà non erano turni di guardia perché nessuno riusciva a dormire, quindi eravamo tutti svegli sostanzialmente. E durante uno di questi turni di guardia vediamo passare sulla strada due camionette una dopo l'altra che si fermano e incominciano a urlarci contro degli insulti. Ma gli scontri di sabato, da Piazza Rossetti ad alcune scene che ho visto, insomma, del corteo per riuscire a scappare, in tante scene. Quando il corteo si è spezzato, perché io mi trovavo nel punto in cui il corteo si è spezzato e noi da lì poi abbiamo dovuto fare un'odissea al contrario per tornare ai pullman. È stato quel momento lì in cui ci siamo resi conto che eravamo finiti nel carnaio di Genova e che anche quel giorno lì, come i giorni precedenti, sarebbe stata una giornata di massacro dei manifestanti. Allora, il 19, gioia, colori, facce diverse, voglia di mettere quella giornata di migranti come un punto qualificante di quello che facevamo, che era per noi Genova. Per noi migranti era quello che avevamo imparato a fare prima, questo senso di come dire, fratellanza planetaria, questo essere uniti insieme perché le battaglie che facevamo a Genova dovevano essere le stesse che si facevano in Africa, come in America Latina, come nel resto del mondo. Quindi una grandissima gioia e colore. E poi invece nei vicoli laterali la polizia. La cifra del primo giorno è stata quella di un'enorme esaltazione, anche perché il primo giorno ci fu la manifestazione dei migranti, che fu estremamente bella, totalmente pacifica, anche se vedevamo benissimo lo spiegamento delle forze che ci stava intorno, insomma
era potente anche visivamente, anche simbolicamente molto potente. Però è stato molto, molto, molto esaltante, un'esaltazione che non si spense nemmeno quella sera lì, che chi c'era se lo ricorda diluviava a Genova il giovedì sera. 19 giovedì arriviamo con questo treno che non si sapeva se dove e quando sarebbe stato fermato, perché lì c'erano tutte le informazioni. Alcune più ottimistiche, alcune più pessimistiche, sembrava che dovessimo fare gli ultimi 10 km a piedi, invece poi in realtà siamo arrivati a Brignole e niente, giovedì è stata la giornata del tanta paura per nulla, perché venivamo da mesi di preparazione, di training autogeno tra noi, anche di preparazione fisica, legale, eccetera, eccetera. Arriviamo a giovedì, scendiamo in piazza, vediamo 100.000 facce diverse, 100.000 voci diverse, è una cosa talmente variegata, talmente colorata, talmente eterogenea che ci sembrava impossibile che questa cosa potesse mai evolvere in qualcosa di cupo e di pericoloso, diciamo, no? Il 20, senso di oppressione inviato alle Maide. Noi eravamo con lo spezzone dei disobbedienti e c'era un senso terribile di oppressione, un'oppressione fisica, perché io mi ricordo fortemente questo senso di soffocamento che c'era nella strettoia di via Tolemaide, un senso di soffocamento fortissimo fisico, tant'è vero che la gente cominciava a sentirsi male, e poi quell'enorme, bestiale, attonito soffocamento morale che abbiamo vissuto dopo. Quello che mi ricorderò sempre è il cartello del distributore Elf lungo via Tolemaide, che al quale non siamo mai arrivati e che misurava la nostra avanzata e il nostro indietreggiamento di fronte poi alla carica che hanno fatto contro il corteo di disobbedienti che scendeva appunto da via Tolemaide. Mi ricordo questa cosa, che guardavo l'orologio quel pomeriggio, perché pensavo, vabbè, a un certo punto alle 7 finirà questa cosa, per cui ero spaventatissimo, vedevo succedere l'impossibile, non sapevo ancora di Carlo Giuliani, non sapevo ancora delle aggressioni a tutti i vari cortei della città. Il venerdì, una situazione di tensione che per noi in realtà non fu una tensione così estrema fino verso le 5 del pomeriggio, perché come gruppi di azione non violenta avevamo deciso di tentare il blocco di una delle entrate della zona rossa. Un blocco in qualche maniera riuscito, nel senso che semplicemente non lo usarono quella porta, probabilmente ne usarono altre, non è che sia stata una cosa di per sé molto efficace, però diciamo che noi stemmo tutto il giorno davanti a quella porta. E siccome paradossalmente, siccome eravamo troppo vicini alla zona rossa, perché diciamo ci fecero avvicinare in questo caso a noi che non avevamo annunciato, diciamo, una forzatura, rimanemmo fuori dagli scontri generali. Fu una cosa molto paradossale, perché c'erano molte persone della rete Lilliput e anche dei gruppi di affinità che avevano deciso che avvicinarsi in quel modo alla zona rossa era una cosa eccessiva anche a livello di possibile provocazione o di possibile, quindi erano rimasti nella piazza tematica in cui appunto c'era lì. Loro furono pestati come i tappeti, nel senso che la polizia fece irruzione in questa piazza di persone che si erano coscientemente tenute lontane dalla zona rossa proprio per cercare di evitare la minima occasione di incidente. Poi nel pomeriggio alle 5 la notizia che ci arrivò della morte di Carlo. Me lo ricordo perfettamente, noi eravamo al Carlini. Eravamo al Carlini ed eravamo al Carlini arrivati di corsa, perché chiaramente le cariche arrivavano e insieme alle cariche arrivavano anche questi gruppi così ignoti e così oscuri di soggetti armati di alcol, spranghe e di passamontagna. Eravamo scappati via da via Tolemaide e correvamo verso lo stadio. A un certo punto, mentre cercavamo un attimo di riposarci e riprenderci, ci hanno chiamati e ci hanno fatto sedere sugli spalti, e dagli spalti è venuta fuori questa notizia agghiacciante, e io mi ricordo il silenzio totale. Quando ho saputo, purtroppo era anche al lavoro, della morte di Carlo Giuliani, la mia voglia di andare a Genova è stata molto forte. E per raggiungere Genova, dato che era tutto sbarrato,
sia via ferroviaria sia via autostrada, siamo riusciti a raggiungere Gemma lo stesso in modo traverso, con una peripezia incredibile con un amico di Livorno con la macchina. L'aria che ho visto era incredibile, terribile, tutte le scene che ho visto erano incredibili. E quindi l'improvviso precipitare di tutto quello che era successo in via Tolemaida, in piazza Limonda, l'improvviso precipitare in una situazione di caos molto forte, di tensione fortissima e di paura, a quel punto di paura veramente, veramente forte, perché quella notte dormimmo, quella notte andammo a prendere la nostra roba al parco, che fra l'altro era vicino a Bolzaneto, alla caserma, e dormimmo tutti in piazzale Kennedy. E fu un tesissimo, litigavamo anche un po' gli uni con gli altri perché nessuno riusciva a capire cosa fosse meglio fare e nessuno era in grado di dare delle indicazioni precise su cosa poter fare. Forse appunto all'interno del Carlini c'era un minimo di coesione, c'era un minimo di organizzazione, tutti quelli che erano fuori erano in qualche maniera, dovevano decidere in maniera ristretta, in maniera a gruppo ristretto. Il nostro gruppo piccolo di affinità funzionò abbastanza bene, riuscimmo diciamo a rimanere abbastanza coesi e avevamo anche abbastanza fortuna in realtà, perché quella notte lì poteva succedere praticamente di tutto. Sabato cominciò con una nota molto alta di speranza, perché il sabato mattina cominciò ad arrivare gente da fuori e noi avemmo la sensazione della rottura dell'isolamento in cui ci sentivamo venerdì sera. Nel venerdì sera ci sentivamo all'interno di una città completamente chiusa, in cui noi eravamo dentro, c'era qualcuno che ci circondava e non c'era nessun appiglio con l'esterno. Arrivavano fra l'altro notizie tremende, tipo, mi ricordo benissimo, quella sera lì arrivò la notizia che D'Alema di sicuro, ma forse anche qualcun altro, aveva detto vabbè, allora domani non andate a Genova, che per noi era la morte ovviamente, tutti quelli che erano a Genova era una cosa pesantissima. E quindi quando cominciamo a vedere il sabato mattina la gente che invece arrivava, fu un momento di respiro. Di sabato mi ricordo una cosa incredibile, che ci telefonavano, c'erano i primi cellulari, non tutti avevamo un cellulare, io ero tra quelli che non ce l'avevo, ce l'aveva la mia compagna, e mi ricordo che la gente ci telefonava, i compagni che erano rimasti qui a Pisa e che sarebbero voluti venire solo sabato, ci telefonava avendo sentito poi le cose in televisione e ci chiedeva ma cosa facciamo, veniamo, il caso che veniamo, e noi, io mi ricordo, li imploravamo, venite per favore, venite in tutti i modi, perché ci sembrava che il numero dovesse essere la nostra unica salvezza. Quel giorno lì, quando si partì, perché noi partimmo il 20 notte, sapevamo in quel momento non tantissimo in realtà di quello che era successo il 20, però nonostante questo si partì e sono partito con le persone più comuni e più tranquille, meno politicizzate. Mi ricordo che eravamo tutti con uno straccio nero al braccio, quindi pensavamo di fare solo una manifestazione di lutto e comunque di protesta, però tranquilla, anche se c'era molta tensione, per cui si era deciso di fare un cordone umano con una corda per evitare, per cercare di comunque allontanare i cosiddetti black bloc. Come una specie di funerale, mi viene da dire. Cioè, il modo con cui andavamo era una specie di funerale e quindi speravamo di essere in tanti, perché quello che era successo il 20 aveva bisogno di calore e di persone disposte a dire no, che la storia d'Italia non poteva avere quell'episodio così terribile, così oscuro come episodio che qualificava il luglio del 2001. E quindi, come dire, l'immagine iniziale che mi viene è il funerale. E poi c'è stato uno sgretolamento di questa giornata, quando abbiamo capito quello che stava succedendo, cioè che il corteo veniva ripetutamente attaccato, che a quel punto lì non era una questione di corteo pacifico, di corteo non pacifico, di manifestanti pacifici o di manifestanti non pacifici, a quel punto lì c'era una situazione di mattanza. Quando abbiamo capito che il corteo veniva attaccato in maniera ripetuta in una serie di punti, e a quel punto ha vinto la paura. L'attacco trasversale e frontale alla manifestazione del lungomare, con delle scene anche inquietanti, cioè bambini che erano spinti dalle madri a arrampicarsi sugli alberi, gente che scappava con gli striscioni delle federazioni di fondazione comunista, è un parapiglia generale. Io ho visto boy scout, gente appunto, ragazzini, gente tanto diversa, però
tutta a quel punto unita insieme dallo stesso sentimento di terrore. Devo confessarlo, il mio stato d'animo, io ero molto convinto, determinato ad andare a Genova, però devo confessare che avevo abbastanza paura. E poi a un certo punto c'è stata la divisione del corteo e mi ricordo che siamo tutti scappati, non capivamo più nulla, no? E il fine era quello di riuscire a trovare, andare in un punto in cui forse la situazione poteva essere più tranquilla. Quindi poi mi ricordo che c'era mia sorella che era con altri suoi amici, per cui era un continuo telefonarsi di persone per sapere dove eravamo. Del 21 devo dire una cosa, prima di tutto. Mi viene in mente l'immagine di una persona che non c'è più, che si chiama Renzo Maffei. E Renzo, nello spezzone di Rifondazione, dove alla fine noi eravamo, cercò insieme a me, a Rino, agli altri che c'erano, di organizzare appunto i vecchietti, le mamme, le ragazze arrivate per la prima volta a fare una manifestazione. E io mi ricordo questo come dire, servizio d'ordine improvvisato che cercammo di fare e poi il senso, come dire, un po' di maternage, anche se voglio dire non è che avessimo così tanta esperienza di gestione delle manifestazioni, ma in quel momento tu sentivi un fortissimo senso di responsabilità. Io mi ricordo abbastanza bene, eravamo vicino a Marassi, avevamo lasciato tutta la nostra roba in Piazza Le Kennedy, eravamo riusciti a fare tutto il percorso del corteo, non ci trovavamo oltre il punto in cui il corteo fu spezzato, ed eravamo riusciti ad arrivare vicino a Marassi e si stava discutendo di cosa fare. E arrivò la polizia, o i carabinieri, non mi ricordo, non ho idea di chi fosse, poteva anche essere la Guardia di Finanza a quel punto, per quello che mi ricordo io furono i lacrimogeni che arrivavano fino a Marassi, fin dentro il parcheggio, dove la gente l'unico pensiero che aveva era prendere l'autobus. E io mi ricordo che disse agli altri che erano con me, perché purtroppo anche il nostro gruppo piccolo si era spezzato durante il corteo, mi ricordo che disse agli altri: adesso noi lasciamo tutta la roba lì, non mi importa niente di rivedere la roba, adesso noi saliamo sul primo pullman che troviamo, ci facciamo portare fuori dalla città, ci possono anche lasciare un autogrill, io voglio uscire. Io ho provato rabbia, io ho la paura che avevo a un certo punto di non ritrovare più la possibilità di uscire, no, da quello che stava succedendo. Io mi ricordo questo striscione appunto di Rifondazione che era diventato una specie di bandiera, perché era l'unico che veniva tenuto in piedi, mica peraltro, no? E a un certo punto mi ricordo che Alessandro Frosini, un compagno di Rifondazione, disse: senti, allora qui bisogna uscire, era il 21, quindi bisogna uscire dalla manifestazione in qualche modo. Allora noi facciamo finta di sapere dove stiamo andando, non ti preoccupare, facciamo finta. Allora abbiamo cominciato a dire a destra, forza, a sinistra, e siamo riusciti a portarci dietro un sacco di persone. Ora, la paura, io non lo so quanto, cioè ero molto inconsapevole da quel punto di vista, cioè non riuscivo, anche se avevo fatto Praga e poi ho fatto Ventimiglia e di lacrimogeni ne ho avuti e di scontri con la polizia me ne sono vissuti, ma in quel momento mi ricordo che come dire, l'elemento più forte era cercare di mantenere il gruppo unito e cercare di salvare tutti insieme la pelle. Una volta capito che più o meno quelli che dovevamo, di cui sentivamo la responsabilità, noi che avevamo un pochino più sentore di come ci si potesse muovere, una volta messi a sicuro, assicurati che tutti questi erano più o meno scampati da questi attacchi al corteo del lungomare, mi ricordo che risalendo verso, anche lì verso il Carlini, o comunque per cercare di tornare più velocemente possibile a quel punto a casa, incontriamo a Nubi un giornalista di Liberazione, un compagno al quale ci rivolgiamo un po' disperati: qual è la strada migliore per tornare a Carlini? E lui ci fa: no, non tornate a Carlini, è pericoloso, andate alla scuola Diaz, è l'unico posto sicuro. Ho saputo dei fatti della Diaz quando ero già tornato a Pisa. Io l'ho saputo la notte, perché la sera del 21 ritornai in autobus, con l'autobus che tornava a Pisa, e l'ho saputo la notte. Io mi ricordo che eravamo alla Brignole ad aspettare il treno, noi di Pisa mi sa che abbiamo preso uno degli ultimi treni disponibili, e a un certo punto abbiamo cominciato a vedere passare le ambulanze, e quindi non si capiva che cosa stesse succedendo. Vedevamo passare tantissime ambulanze e tantissime macchine dei carabinieri, e mi ricordo di gente all'interno della stazione un po' quasi impazzita, che diceva: oddio, ora ci caricano alla stazione, non ci fanno partire. Esplosa, diciamo, tra di noi la rabbia
anche più però impotente, perché ormai eravamo lontani da quei posti dove stavano accadendo, erano accadute le cose e iniziavano le varie versioni di Comodo. Ci mettiamo tutti a piangere, ovviamente, ci mettiamo a piangere come dei disperati. Rabbia, non paura, rabbia, che ancora rimane adesso. Giorni dopo io le ho vissute in maniera estremamente corale, perché c'era la festa di liberazione ad Asciano e siccome moltissima gente che era andata a Genova comunque in quel momento faceva parte di Rifondazione dei Giovani Comunisti e c'era questo punto naturale, diciamo, di appoggio in quel momento, la prima assemblea di lunedì la facemmo lì lunedì sera. Fu un'assembleona, un sacco di gente, anche parecchi litigi di nuovo, però mi ricordo come sia quella sera lì, sia tutte le sere che seguirono e anche tutti i giorni, questa necessità intanto di stare molto insieme fra tutti noi che eravamo andati lì e questa necessità continua di raccontarsi le cose, quello che era successo, quello che era capitato a ognuno, di intrecciarsi. Un momento anche molto bello, probabilmente un momento di cura collettiva, ma un momento appunto fortemente collettivo. Fu un luogo in cui in maniera spontanea tutti ci ritrovammo per cercare di capire che cosa era successo, però ancora le cose erano estremamente frammentarie e quindi c'era soltanto il senso di sbigottimento e soprattutto la paura che poi non si potesse più andare avanti, che quello fosse davvero una battuta d'arresto fortissima, non solo voglio dire rispetto a tutte le violenze che hanno subito le nostre sorelle, fratelli, compagni e compagni che sono stati pestati e hanno subito violenza, ma che fosse una battuta d'arresto per tutte le idee che portavamo avanti. Dei giorni subito dopo mi ricordo, ma quasi una necessità parossistica di raccontarsi questa cosa, cioè di fare infinite assemblee. Noi cercavamo i luoghi di ritrovo a tutte le feste di liberazione, a tutti i posti in cui ci si poteva ritrovare quasi automaticamente, cioè come le mosche attirate, e ci riunivamo insieme e cercavamo di parlarne il più possibile, senza nessun costrutto, cercando di convincere la gente che c'era intorno, ma lì qualcuno sentiva anche la difficoltà di far capire a chi non c'era quello che era successo, cos'era stata la polizia, cos'erano state le forze dell'ordine in quei momenti lì. Giorni di grande rabbia, mi ricordo, di rabbia perché sì, comunque era il discorso all'università principale, quindi mi ricordo ho questo ricordo impresso che c'era un gruppo di persone che parlavano di Genova e non c'erano state. Io a quel punto non le conoscevo nemmeno, sono intervenuta, perché secondo me chi non era stato a Genova non poteva capire di quello che era effettivamente successo. E poi mi ricordo la manifestazione fatta la settimana dopo a Pisa, tutti uniti, però a un certo punto era passata un'ambulanza per altri motivi, probabilmente una persona si era sentita male, tutti ci siamo automaticamente separati, abbiamo fatto largo l'ambulanza, ma è stato un trauma perché ci sembrava di essere tornati un secondo a Genova dove era un continuo passare di ambulanze. Io mi ricordo un grande sconforto, veramente immenso, sia perché secondo noi avevamo veramente perso, non eravamo riusciti, diciamo, non solo a manifestare, ma abbiamo capito che appunto che i mass media, io ho avuto prova, diciamo così, litigando con mio padre per un'estate intera, diciamo il resto dell'estate che sono andato a trovare i miei giù in Sicilia, dicendo che io ero un terrorista, proprio le parole usate da mio padre sono state queste, un terrorista che voleva spaccare tutto e non era il modo di cambiare la società. E ricordo di aver guardato con frustrazione e rabbia tutte i telegiornali e leggere i giornali, cioè aver letto tutto quello che passava sui mass media dove c'era in corso una mistificazione di massa, di aver letto con rabbia maggiore del solito, perché già ero assolutamente prevenuto, le dichiarazioni del quadro politico, non solo di chi ci governava ma anche della cosiddetta opposizione. Ricordo Violante che non voleva appunto far ricadere su tutti i poliziotti la responsabilità di poche mele marce. Ricordo
un'indignazione che era, aveva raggiunto dei livelli incredibili. Ricordo di aver visto le immagini, rivissuto attraverso le immagini di Genova, cioè quello che avevo vissuto era traumatico, lo è tuttora, insomma. E di, non lo so, dare cazzotti sulle porte perché vedevo delle immagini che non, cioè non mi andavano e che mi facevano rivivere quello che avevo già vissuto. Diciamo che il mio rapporto con la memoria è il mio tentativo di non fare il vecchio reduce, nel senso che tutte le volte che mi trovo a parlare di Genova poi è inevitabile, si comincia a dire sì, ma io ero lì, tu eri lì, cioè proprio poi dopo 5 minuti ti accorgi che stai facendo un racconto del reduce e smetti. E, però è un ricordo, diciamo, non so bene dire com'è cambiata la memoria. Alcune cose paradossalmente me le sono dimenticate, cose che pensavo che non mi sarei dimenticato, mi rendo conto, certi nomi, certi luoghi geografici me li sono dimenticati. Non mi sono dimenticata, secondo me, cioè il rapporto stretto, l'identificazione stretta appunto con quella forma molto forte di ansia, di partecipazione che ci ha portato lì, cioè anche dopo 10 anni non mi sono mai chiesta, ecco per esempio, ma che cavolo ci sono andata a fare. Questo, il rapporto con questa cosa qui ce l'ho ancora molto stretto. Un fatto molto personale, lo dicevamo l'altra sera con un po' di amici e amiche, a Genova c'erano un sacco di coppie, no? Coppie che sono rimaste anche ora. C'è gente che a Genova ha deciso di sposarsi, c'è gente che bene o male ha fatto dei figlioli che poi sono nati dopo, ma che sono figli di quelle coppie, di quelle idee che erano a Genova, che hanno costruito Genova e che hanno vissuto dopo Genova. Com'è cambiato? Io non credo che sia cambiato tantissimo, nel senso che per me Genova da quel momento in poi è stata sempre un po', è stata sempre un po' Genova 2001, cioè mi capita di passare tantissime volte in treno, no? Andando da Pisa verso il nord, no? Sulla Tirrenica, e se una volta entrando in città a Genova non facevo niente di particolare, adesso arrivando alla stazione di Brignole guardo via Tolemaide dall'inizio alla fine di via Tolemaide, continuo a ricordarmi dei particolari anche del tutto insignificanti, e quindi penso di avere ancora un buon pezzo di RAM con tutta quella roba dentro. Ho rielaborato nel periodo successivo quello che era successo e l'ho fatto a partire dalla coscienza politica e l'analisi politica che faccio della situazione. Una volta però arrivata a questo tipo di rielaborazione, devo dire che ad esempio non ho, dopo pochissimo tempo ho smesso di guardare qualunque filmato riguardasse Genova, ho letto poi dopo i primi momenti pochissimo su Genova, cioè è come se mi fossi accontentato della rielaborazione che avevo avuto in quel momento e mi sono dedicato casomai alla divulgazione di quello che avevo visto dal mio punto di vista. E qui viene fuori un po' il reducismo del discorso di avere l'impressione che soltanto chi era stato lì poteva comprenderti, come succedeva, con un paragone credo fuori luogo, comunque tra quelli che sono stati, non so, avevano fatto la seconda guerra mondiale sul fronte, ecco, ti sembrava nel tuo piccolo, con tutti i limiti, di vivere una situazione del genere. Eravamo a Porto Alegre nel 2002 ed eravamo a Porto Alegre perché appunto pensavamo che le cose di Genova dovessero continuare, quantomeno nelle nostre teste, ma poi anche nelle nostre relazioni sociali, politiche e quant'altro. E mi ricordo questo impatto con il Memorial di Genova, laddove noi eravamo stati trattati come personaggi oscuri, no? Tutti appartenenti a questa zona grigia, violenta. Questo bisogno che io ora ritengo stupido, di doversi giustificare e dire no, io sono non violenta, io a Genova no, per carità, ma nemmeno il casco, no, assolutamente. Allora, laddove in Italia noi vivevamo questo momento terribile, dove dovevamo giustificarci di tutto e se veniva bruciata una bandiera diventava tutto una presa di distanza dal fatto che fosse bruciata una bandiera, allora lì a Porto Alegre ci dedicavano il palazzo più importante della città. E c'era una mostra sui pestaggi, c'era una mostra sulla polizia che rincorreva i manifestanti. Allora, bene o male, in questi anni io mi ricordo molto del Memorial di Genova, per una semplice ragione, che ci avevamo ragione noi. Allora, io nel 2001 avevo 14 anni, il primo ricordo chiaro che ho e che riesco a far risalire una mia conoscenza degli eventi del G8 di Genova del 2001 e la visione di un film
un film della Comencini del 2002 che si chiama Pare Carlo Giuliani Ragazzo, e l'ho visto a un cinema, un piccolo cinema d'essai, nell'estate del 2005, quindi 4 anni dopo. Ultimi anni del liceo, e in quel periodo venne fuori, o meglio, venne fuori per la mia generazione Wikipedia, e iniziai a scrivere delle voci. E una delle voci su cui ricordo di aver passato parecchio tempo per essere un adolescente al liceo era la voce sui fatti del G8 di Genova, che è un po' assurdo perché dici, nel senso, io non ci sono stato, tra l'altro non avevo neanche la capacità intellettuale per volendo scrivere un articolo, una voce di un'enciclopedia su questo argomento. E per scrivere questa cosa ho letto tanto, ho letto tanti comunicati, tanti racconti. C'è stato un periodo in cui ho iniziato a leggere le trascrizioni dei processi che pubblicava a supporto legale sul loro sito finché l'hanno fatto, le sintesi, quindi ho imparato anche i nomi di tutti i personaggi che venivano coinvolti, i nomi della polizia che era sotto processo. E nel 2007 c'è stata la manifestazione a Genova, quella per la fine del primo gruppo di processi che riguardava i manifestanti. E per quell'epoca ormai, insomma, quello che c'avevo da leggere l'avevo letto. E l'articolo di Wikipedia, tra l'altro, ancora lì è molto bello, secondo me, anche se è stato su certi punti è stato molto difficile, perché sono sempre stati argomenti complicati, ma tra l'altro si apre con una citazione di Amnesty International, quello sulla più grande violazione dei diritti umani, che fu uno dei punti, insomma, che colpì molto le discussioni. E nel 2007 andai a quella manifestazione, andammo in treno, partimmo da Pisa, fu un viaggio che se lo ricordano in tanti, non semplice, lungo. Arrivammo a Genova in ritardo, perché fu il treno che avrebbe più problemi di arrivare lì. E quindi arrivammo quando ormai la manifestazione era già partita. In qualche modo per la prima volta vidi tutte queste strade che avevo studiato sulle mappe, le ricostruzioni in 3D, vidi questo famoso sottopasso, vidi questo corteo che si arrampicava su queste strade che facevano tutti questi tornanti sul mare, e non ero mai stato chiaramente nella manifestazione a Genova, e siccome eravamo arrivati in ritardo iniziamo a cercare di raggiungere la testa di questo corteo per vedere come era fatta la testa. Sapevo che c'era supporto legale in testa ed era un sito che all'epoca mi aveva dato un sacco di informazioni, volevo insomma vedere le persone che c'erano dietro. E non ci sono riuscito a arrivare alla testa del corteo quel giorno, era, non so se fosse stato molto lungo, se era semplicemente molto denso. Adesso, settimana prossima, c'è di nuovo un'altra manifestazione a Genova e io penso proprio che ci tornerò. È complicato, nel senso che nonostante tutte le cose che ho detto ora, che per forza in quei 3 giorni sono comunque riferiti a quella sorta di battaglia che ci hanno imposto, in realtà per me molto fortemente lo spirito di Genova è stato anche proprio lo spirito che c'è stato prima. Cioè, noi a Genova ci volevamo andare in tutte le maniere, avevamo anche abbastanza chiaro che non sarebbe stata una passeggiatina, che dei rischi c'erano, anche, cioè, perfino io che andavo appunto con il sistema, l'azione non violenta, non era importante. Però ci volevamo andare, perché lo spirito di Genova si collegava fortemente allo spirito del forum sociale, si collegava fortemente allo spirito dell'altro mondo è possibile. Cioè, c'era secondo me una spinta fortissima che diceva che in quel momento noi potevamo dire che c'era un'altra idea, un'idea molto 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 forte, che poteva essere un'idea di tutti e che poteva essere un'idea praticabile. Era un momento di grossissima speranza, secondo me lo spirito di Genova era quello in realtà. Poi dopo c'è stata la mattanza e c'è stato il fatto che abbiamo dovuto elaborare una serie di lutti, però lo spirito di Genova era veramente, secondo me, lo spirito dell'altro mondo è possibile in realtà. E non è facile capire che cos'è stato quel momento. È molto più facile capire le singole dinamiche individuali, è facile capire perché quel plotone di polizia fosse stato lì e non fosse stato lì, o perché dopo Genova magari la situazione non abbia continuato con quel livello ma sia ritornata a qualcosa di più democraticamente tollerato. Questa costruzione di social forum, una voglia reale, almeno quello ho potuto percepire io, che ho iniziato a fare politica nell'85, una forza veramente di coesione
di varie componenti eterogenee della società che cercavano di cambiare. A Genova era presente. C'era una cosa bella che diceva sempre Petrella, no? Noi dobbiamo abituarci a vedere il nostro mondo tra 20 anni. Nel senso, ti dava l'idea, lo spirito di Genova, ti dava questa prospettiva lunga. Cioè tu non ti stavi preoccupando del qui ed ora, no? E forse quella è stata anche un'ingenuità, non lo so. Ma ti stavi preoccupando della tua situazione attuale, ma proiettata nel futuro. Tutte le battaglie sull'ambiente e le battaglie sulla finanziarizzazione, sui saperi, sulle multinazionali e su tutto quello che significava movimento contro la globalizzazione capitalista, era una battaglia che si proiettava altruisticamente nel futuro. C'aveva questa dimensione lunga e c'aveva anche questa dimensione larga. Nel senso, sono io qui, tarantina, che vive a Pisa, e poi c'è la ragazza messicana che fa le sue battaglie per il movimento zapatista e per i diritti degli indios, c'è il Semterra, come c'è la persona delle Filippine che si incontra su delle questioni importanti. Quindi questa idea di lunghezza e di larghezza, che secondo me adesso dobbiamo recuperare in qualche modo.